Non dico niente. Ah, ecco perché sentivate male. Facciamo così. Ehi! Buonasera, buonasera a tutti, come va? Mi si sente troppo basso, troppo basso? Ok. Come state? Tutto bene? Senti che sound. Ciao Crisma. Ciao Molly. Ciao Annibale. A posto? Buon sabato, buon sabato. Ah, ciao Vilit. Un po' di chill questa musica. Prima di iniziare voglio farvi vedere giustamente una cosa. Mi è arrivata la versione scatolata di Return to Monkey Island. E quindi voglio farvi vedere cosa c'è dentro. E del perché sono stato scammato. Sì, su Telegram, Crisma. Devo togliere la sta musica, se no non parto. Ok. Scusate, dopo la risentiamo. Comunque, da Limited Run Games hanno creato la versione scatolata del gioco, perfettamente legale, si sono messi d'accordo con Ron Gilbert, con la Lucasfilm, infatti ci sono tutti i vari loghi del caso. E niente, è una versione 100% scatolata, versione PC. Perché hanno fatto anche le versioni per le altre console. Vado ad aprire. È un bel cartone, un bel cartoncino. E dentro c'è. Funzionato? Ha funzionato? L'avete sentito il mamma? L'avete sentito? Datemi. No, porca puttana. Perché? Perché no? Avete visto solo l'immagine. Ah, fuck. Forse devo fare così. Vediamo. Datemi un secondo. Ok, qualcuno può provare a riscattare qualcos'altro? Così a caso? Ah, no, aspettate, posso farlo io, posso farlo io, lo faccio io. Pam. Adesso l'avete sentito? Quindi ti faccio ripartire il tuo mamma, Crisma, grazie. Eccolo qua. Ok. Grazie. È una cosa nuova che ha aggiunto Twitch. Si possono mettere le ricompense audio, video, cose del genere. E
E fa tutto lui, non devo più fare io, non devo usare programmi esterni, fa tutto lui. Per una volta Twitch ha fatto una cosa giusta, Twitch. L'ho messa al centro dello schermo così lo vedete. Ok, comunque, ritorniamo a noi. Scatolato e dentro c'è, la prima cosa che si vede è un pesce palla. Un pesce palla che si squiscia. È un pesce palla. Con questa espressione incredibile. C'è qui la luce per cui fa riflesso, però è un bellissimo pesce palla con questa espressione. Niente polle di gomma. No, è di Return to Monkey Island. Non c'erano polle di gomma. Poi c'era dentro una delle 5 chiavi dorate. Ok, ogni versione aveva una chiave dorata diversa. Per cui se tu vuoi farti tutte e 5 le chiavi dorate, devi comprarti tutte e 5 le versioni che hanno creato. Bastardi. Poi il pin, la spilletta dell'esca. Il CD col gioco, l'ho ancora, cioè, ancora ce l'ho fanato perché ovviamente. Il dischetto con il gioco. Il CD versione Macintosh. Il CD versione Linux. Il manuale da inserire nel CD, che il formato è quello. Non si vede molto perché sta cazzo di luce. Alexa, abbassa luce. Luce non risponde. Verifica connessione di rete e alimentazione. Grazie. Vabbè, che cazzo vi devo dire? Comunque è il manualetto. Manualetto con immagini e cose varie. Poi pamphlet, il volantino per essere reclutati nella ciurma di LeChuck. Bellissimo, bellissimo. Questo dopo. Vi ricordate che all'inizio del gioco Guybrush sfoglia il suo diario dei ricordi, dove praticamente dicono le cose essenziali dei giochi precedenti? Eccolo qua in versione fisica. Che bello. Con le foto, con le varie cose. Nonché, questo ancora non l'ho aperto, però. Oh, questo lo potrei anche appendere. Il poster, che per fortuna non mostra la grafica di gioco, quindi lo posso anche appendere. No, lo tengo così. E infine, ultimo, ma primo per importanza. Una lettera firmata da Ron Gilbert e Dave Grossman, che non ho ancora aperto, è ancora intatta la cera lacca, e l'aprirò ora. E queste non sono firme stampate, le hanno proprio firmate a mano. Quindi ho l'autografo di David Rossman e Ron Gilbert. Credo di averla già letta.
Sì, era quella che aveva pubblicato. Sì, è quella stessa lettera, Vilit. Da data 18 giugno 2020. Nice, nice. E ora vi dico perché sono stato scammato. Come probabilmente ricorderete, io di Monkey Island, sempre da Limited Run Games, avevo comprato un grosso scatolo con tutte le versioni, vari gadget e versioni fisiche di tutti i giochi usciti prima di questo, chiaramente. Fatto da Limited Run Games, c'erano dentro statuine, gadget, chiavette, insomma un po' di tutto. È uscito questo gioco e quindi quella versione era rimasta incompleta. Quindi avevano fatto in vendita un upgrade per avere tutto insieme in quella scatola lì. E dato che avevano messo in vendita questa versione, io ho visto l'upgrade, ho visto la figura della scatola e mi sono detto: ah, ok, mettono una scatola più grossa, dato che il prezzo era non indifferente, il prezzo era 60 dollari più spedizione. Quindi dentro c'era una scatola più grossa per contenere anche questo. Questo di suo è costato 90 dollari. Ok. Tanto per dire quanto ci ho speso. E oltre a quello c'era anche il posterino, la scatola, il posterino e un altro dischetto. Ok. Però 60 dollari. Uno si aspetta la scatola, dato che per 80 ci sono un sacco di gadget qua, ok? La scatola almeno grossa. E invece, per 60 dollari, sì, mi è arrivato il dischetto con dentro i file di gioco. E chi se ne frega. Ah, perché no, non vi ho fatto vedere. Questo. Ne ho due, quindi. Questo dischetto qui, vedete il dischetto? In realtà è una chiavetta USB, ok? Una chiavetta USB con dentro i file di gioco. Molto figo, molto figo. Però ecco, per 60 euro io non mi aspetto che c'è dentro una copertura di cartoncino da mettere fuori dal cartone vecchio con scritto anche il nome del gioco nuovo. E questo, cazzo. Capite? Mi sento scammato così. Ok. C'era anche un'altra chiave. Me la infilo nel culo la chiave, nel senso, 60 dollari. Ok. È esattamente quel cartoncino che c'è fuori dalle steelbook che dà fastidio perché non puoi aprire la steelbook subito. Ok? E questo è per una scatola di cartone enorme, per cui gli angoli si smangeranno molto velocemente. E insomma, poteva andarti peggio. Almeno questa versione scatolata è bella. Però mi sarei risparmiato volentieri quelle 60 euro, anzi quelle 60 euro e la spedizione di pacco voluminoso, perché il cartone era appiattito e quindi molto voluminoso. Questa è la scatola del cartone, ok? Mi hanno mandato una scatola che doveva contenere comodamente questo, che è sicuramente più grosso di questo e quindi costa di più la spedizione.
e quindi mi girano un pochettino i pesci palla. Ark, grazie mille per la resub. 23 come il numero di Michael Jordan o del più famoso Massimo Ambrosini. Sì, sì. Comunque, sono molto contento di questa. Comunque, questa sì, questa sì. Ecco, se fossi nella situazione di 3 anni fa, per cui non avevo un lavoro stabile e avessi preso questa facendo molti sacrifici, ecco, mi sarebbero girati ancora molto di più i coglioni per aver ricevuto un cartoncino da mettere fuori alla scatola, ecco. Però vabbè, vabbè, è andata, è andata. Comunque, comunque. Voi però lo sentite doppio, giusto? Adesso invece lo sentite singolo. Sì, ma bassissimo. Ah sì, perché avevo abbassato, giusto. Adesso dovreste sentirlo meglio. Ho cambiato anche il cavo, adesso è un po' più lungo, è il suo cavo ufficiale, vedete che è giallo Playdate. Giallo Playdate. Quindi direi che possiamo iniziare. Tra l'altro nei settings ho capito cos'è questo MERT, ovvero le scritte che straballano, perché se io lo tolgo tutto fermo, ed è così anche nel gioco, quindi è solo una cosa visivola, lo teniamo che è più simpatico. E il nostro salvataggio è il numero 1. Trentasette marziani ancora hanno bisogno di aiuto. E pianifichiamo la prossima sessione. Allora, cosa abbiamo da fare? Gnat Knife Handling, ok. Questo l'abbiamo fatto. Abbiamo cannato una dell'ESP, quindi la dobbiamo rifare. Mannaggia, dobbiamo spendere per uno solo. Questo l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto. Il boxing, bene. Questo fatto. Questo ancora non l'abbiamo comprato. Water Windproof Warriors, ok. Clogged Pore. E questo ancora non l'abbiamo preso. Va bene. Andiamo in ordine a questo punto. Gnat Knife Handling. L'accessorio richiesto per questa sessione costa $5. O meglio 5 zoldi, va bene. Promozione, promuoviamo qui e qui. Oh, due bastano, molto bene. E il rinfresco, la torta piace a tutti. Questo non piace a nessuno. Oppure c'è anche le ciambelle che piacciono a tutti, però costano di più. Questo no. Questo no. E questo piace a tutti, però costa tantissimo. Niente, torniamo sulla torta.
e via. Plan incomplete. Thank you. Come avete notato, se avete notato, il gruppo Telegram delle risposte ha il suo volto come immagine adesso. Ok, noi che sogniamo, credo sia il Partenone. E lui che sogna un bug, certo. Comunque c'è da notare che noi sogniamo sempre architettura terrestre e lui sogna sempre animali terrestri. Particolare. Ok, inseriamo il cartuccino. Pippiri pippiri pippiri. Pang. Oh yeah. E c'è il tizio lì che sta aggiustando l'accessorio che abbiamo preso. Ok. E abbiamo una lente per zoomare. Fico. Questo? L1? L1, cosa dice L1? One more round? E questi? Ciao Confucio. Va bene. No, tu non sei una mosca. Ecco una mosca. A tre. Hello, friendly. No, non ce l'hai il coltello, quindi niente. Mosca. No, niente coltello. No. Vai, vai via. Mosca. Sì, tu sì. Va bene. Che fanno ste mosche, porca miseria. Ok, pulire, 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 pulire. Allora, piatti qua, qui la torta, piatti, sì, arrivo, arrivo. A posto. Salve. No. E sei, mi ha detto. Tutto fatto, sì. No. 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 Ah, sì. Venghino, signori, venghino. Ah. Allora, questo lo mettiamo qua per adesso, questo se lo leviamo. Immagino una fatica per fare i coltelli così piccoli. Ciao JD.
È partita Rebecca? She's dead. Si è sentita, mi sono cacchiata. Molto bene. Salve! No, tu no. Salve! No, tu no. Salve! Tu non me. Sono Brilla, ciao. Sì, sei sempre Brilla. Salve signor negoziante. Cosa abbiamo qui? Cosa abbiamo qui? Una cartuccia, un'altra cartuccia e il biglietto che... Ah, prendiamo questa. Ci sono sempre sti tipi qua, è strano. Sto sbevazzone che vomita. Beh. Salve. No, tu no. Salve. Ok. Entra, entra. Tu hai mai visto quel gioco gratis per la realtà virtuale? Puoi giocare con diverse console? Sì. L'ho installato proprio l'altro ieri. Devo metterci le ROM per provarlo. Entra. Lo battezza, Luigi. Lo battezza. Così non sa più di nuovo, ma sa di... Hai visto uno short? Porca miseria. Quello lo vedono tutti. Anche Asylum mi ha passato quello short lì. Ecco la consegna. Taglie. No. Sei troppo grosso. Tu? Sei troppo disarmato. Tu? Nah. Hello? Maronne. Aha, entra. Grazie per aver lasciato tutto pulito. Oh, ecco anche l'ultimo. Tutte le mosche e non si vedono in faccia. Normale, direi. Dove cazzo ce li avevano ste cose enormi? Vabbè. Non voglio saperlo. 6 su 6, yeah. Grazie. A posto. Altri 31 marziani hanno bisogno di aiuto. Questo lo lasciamo per ultimo. Boxing brush up, vai. Promozione.
qui e qui. Cibo. No. 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 Aha. I Wugwi cheese. Oh, il caffè. No, meglio sandwich. Piacciono di più. Vai. Planning complete. Perché come li tenevano i coltelli? Volontà. Vediamo un po' cosa si sogna. Ah, il Colosseo. Il robotto. Il serpente. Per stasera sto scemo. Allora fa gli scherzoni efficiente. Ok, dobbiamo far entrare quelli che schivano. Prevedo delle gran saccagnate. Qui ci sono ancora sti due. Va bene. Salve. Bene, e uno cosa mi ha detto? Ha fatto male, sì. E uno se ne andrà prima o poi, eh. E sei tutto fatto, sì, dai, basta. Salve. Oh, 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 oh. Tutto bene? E uno. Ciao. Salve. E sei. Fatto? Fatto. Tranquillo. Salve. Cazzo. Vabbè, io te meno e poi ti lascio fuori. Un robot? Ma come schiva? Ma come schiva? Entra. Cosa mi ha detto F6? Troppo lento. Sborone. Allora, raggruppiamo tutti i sanduicini. Ok. Oppala. Allora, questo di qua, questo di qua e sandwich dall'altra parte. Hello. F6, too slow. Mi ha pure lasciato in ordine, grazie. Grazie.
Non sei il prescelto. Enter, enter. Vabbè. Ok, allora. Qui. Qui. E qui. Oh. Lucien? Salve signor mercante. E l'ultimo che ci manca. Dai. Non me l'ha fatto prendere a pugni. Adesso sì. Però lui no. Ci ho provato. Salve. Rocky Joe. Suppa swippa. No, è rimasto un schifo. Ok. Allora, questo qua. Questo lo metto qua. Questo qui. Qua e qua. Yeah. Hello? Non male. Non male. Bene, bene. Uno civile. L'uomo del livery in realtà è un agente segreto. Mi piace questa cosa. Uno bussa alla porta, si apre lo spioncino, viene preso a pugni e poi si chiude. Dillo che ti diverti, cazzo, se mi diverti. Scegli così i clienti per l'edicola, ma magari. No, sono quasi tutti vecchi, morirebbero. Selezione naturale, Già ho pochi clienti, se poi uccido anche quelli che rimangono. Michael! Crisma riscatta Michael, è uscito Michael? Datemi un feedback adesso che è nuova la cosa. Ho 70.000 punti. Vai, vai. Riscatta, riscatta. Adesso che non devo essere io a farlo manualmente, fate, fate. Cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Questo da rifare dopo. Cracked Skull Crew. Arriva il mamma. Vediamo.
solo audio. Solo audio. Ah, ecco perché sono sotto. È sotto. Oh, scusate. Ok, adesso se. Allora faccio ripartire sia il Michael che mamma, così si vede. E anche a Rebecca. Vai, vado di Rebecca. She's dead. Però perché si vede così piccolo? Aspettate che lo ingrandisco così. Però. Così. Poi un mamma. Ah, se le ah. Dai. Quindi io non le ho gratis in realtà. Le consumo. Ah, pensa te. Nel senso che io ho impostato che il mamma si può riscattare, non mi ricordo, 3-4 volte a streaming. Io pensavo che se lo facevo partire io non lo contava come riscattato, invece sì. Pensa te. E allora vi faccio partire qualcos'altro a caso. Michael, chi è? Michael! Ok, andiamo con scanner a raggi ISK. I raggi ISK qui e qui. La torta. Oppure il pesce. Ma direi tortala. Vai. Piramide Inc. Oh, lui sogna un orsetto. Che carino, sogna un orsetto. Nuova cartuccina. Ok. Dobbiamo vedere i raggi X se hanno il cranio inclinato. E l'accessorio è lo scanner a raggi X. Sto guardando in giro se per caso c'è qualcosa da sbirciare, ma niente. Va bene. Salve. No. È tutto intatto. Niente. Salve. Urca. Mi spiace. Enter. Una bella crepa questa. È bella evidente anche. Salve.
No, tu sei a posto. Salve. Oh, entra. Devo controllare che non abbiano il cranio inclinato. Quelli sotto sembravano crepe, sì, sembravano, però deve essere proprio il cranio inclinato, la testa. E questo è intatto. Perché, come vedi, quelle del cranio sono molto più evidenti. Sono proprio belle... belle segnate, non lasciano spazio da dubbi. Questo no. No. Eccolo. Vedi, sono proprio belle. Belle spesse, belle grosse, no? Piccolo! Quanto piccolo il cranio di questa creatura! Tra l'altro è anche abbastanza inquietante vedere. Orca! Ecco, vedi, questo è proprio inclinato. Però quasi, dai. Ha fatto casino, sì, ma non troppo. No. Hello. Osti! Tutto bene? Arrivo! E? No? Cosa fai la linguaccia, scemo? Oh oh! Cosa c'è? La faccia simpatica. E sai cos'è che mi hai detto? Aldone. Enter. Avete notato? Non è venuto il negoziante. Ha pure lasciato tutto pulito, guarda che gentile.
Yeah. I'm playing. Ancora 19. Ovvero 3 sessioni intere è quello che ci siamo dimenticati la volta scorsa. Windproof Warrior. E ci becchiamo un Liar Blaster sto giro. Vai. No. Per uno. No. La zuppa di ghiaccio. Vai di zuppa di ghiaccio che costa pure poco. Ottima per la dieta. E lui continua a sognare il teddy bear. Scusate. No. Windproof Warriors. M1. Com'è? M2. Troppo caldo. Un po' di ventugine c'è. Quelli sono sempre lì. M1. Com'è? E adesso sarà troppo freddo. M3. Troppo freddo. Perfetto. Salve. Oh, non si muove. Entra. Ed ecco la zuppa di ghiaccio. Tutto scompinato. Porca pupazza. Allora. Ah. Mannaggia già. Quanto schifo devi fare per mangiare del ghiaccio. Tutto sporco in giro. Ah, a posto. Salve. Hello. Oh 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 oh. Direi che questo no. Salve. Come on in. Bla bla. Ok.
Hello? E due? Che mi ha detto E due? Ventoso! Ciao! Tu sì. Sarà granita. Zuppa di ghiaccio suona più pomposo. Una domanda per lei, signor Gabriel. Mi dica, signora Mollica. Quanta gente debole. Stoico, resiliente, entra. Per please ha creato un genere. È una bella domanda. Credo che ci siano stati dei giochi più o meno simili. Però proprio un simulatore di frontiera del genere credo sia stato il primo. O meglio, no, perché lo stesso Pop aveva fatto altri giochi del genere prima di Paper Please. Giochi minori, mi pare fossero Browser Game, comunque sono sul suo sito. Però se il genere l'ha inventato lui, o l'ha lanciato lui, non saprei dire. Perché alla fine è una sorta di indovina chi al contrario. Qui potrebbe aver preso spunto da altro e aver fatto un simulatore di frontiera così. Tendevo precedentemente a Pop. Non mi sonvengono altri giochi al momento. Thank you.
Tra parentesi, io vi avevo fatto vedere che avevo preso il bellissimo librone sul Nintendo 64, dicendovi che ve lo avrei mostrato con delle live dedicate al Nintendo 64. La stessa idea l'hanno avuto i Kenno Bisboch. È normale, nella comunità retro quelle cose escono, per cui se lo fa uno lo fanno tutti alla fine. Per cui magari rimando di un pochettino, dato che magari qualcuno lo ha visto da loro e non vuole rivedere le stesse cose, quindi tanto abbiamo altro da fare. Arriverà comunque la proposta. Porca, 4, va bene. Di nuovo la zuppa di ghiaccio. Vada per la zuppa di ghiaccio. Noi sogniamo la Tour Eiffel e il robotto sogna sempre il teddy bear. Non l'ho visto, aspetto te, grazie Molly. Allora, scemo. Clogged Pore Clinic, insomma, i brufolosi. Accessorio. Ah, sempre la lente, va bene. Sulla pelle deve avere questi. Direi che è pulito. Sì. Sì, anche lui è pulito. 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 Eccolo qua. Maronne. Carta vetrata, enter. Body shame, scusa. Fatto. Andiamo. Tu sei a posto. Tu sei a posto. A posto. Oh. Prego. Oh, grazie. No.
No. No. Eccoti. È tornato il negoziante. Ma guarda. Ma guarda. E compriamolo questo teddy bear. Questo ha dei fidget spinner come occhi. Allora? Aha. Tu sei uno pulito, vero? Vane speranze. Stuffed bear. Se fai entrare l'alieno sbagliato, che succede? Che non mi pagano, che rimane fuori uno giusto e quindi devo rifare la scena per aiutare l'alieno che ha bisogno effettivamente di aiuto. Il fatto che mangiano vuol dire che mi lasciano anche la mancia perché hanno mangiato. Per cui se entra l'alieno sbagliato potrebbe non mangiare, dato che ho preso gli snack apposta per quel tipo di alieno e quindi guadagno meno. Pensavo esplodesse il bar, no. È un gioco per bambini alla fine, l'ha fatto per i suoi figli, Lucas Pop.
quindi credo che non ci sia neanche un game over. Il concetto alla fine è lo stesso di Paper Please, ma è molto più semplificato e molto più leggero anche come setting. Sessione completa. Ed eccoli qua, tutti e sei aiutati. Ancora sette da aiutare. Ovvero gli agenti segreti. Segnale segreto. Uno rimarrebbe fuori. Questo si può fare. Oppure il pesce. Perché spendere uno di più quando puoi spendere uno di meno? Ok, che soldi ne abbiamo. Però, insomma. Ah, non ho col teddy bear sulle spalle. È divertente e rilassante. Sì, 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 decisamente. Oh, che tenero. Lui sogna la torre di Pisa. E lui sogna di essere in macchina col suo teddy bear. Pop ha annunciato altro dopo l'uscita di questo, no? Allora... Scemo! Secret Agent Meeting. Ok. Cerchio stella più. Questo è il segnale segreto. Va bene. Cerchio stella più. Salve. H4. Onde. Vai via. Salve. Dica. H1. H3. E H1. No. C7. No, E7. Di sicuro. No. Tu vai via. Cerchio stella più. Allora, vediamo il dizionario. Cerchio H5 più H3 e stella H1. H5, H1, H3 ci devono dire. Me lo segnate in chat per favore. H5, H1, H3. Grazie, Vilt. H2. H4.
H4, vai via. Salve. Dica. D5. No idea. Ok, ciao. Non sei tu. Plapa. Plapa anche a te. H5, H1, H3. Ah, entra. Casino. Così. Oh, ci sta tutto sul piatto. Piri 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 piri. Allora, giù il piatto. Così. No, non il vassoio. Bicchiere. Bevo, l'altro bevo. A posto. Salve. Dimmi, H5, H1, H1. Dica. D5, ciao. Che era no idea. Salve. D5, anche te. Quanto sono complicati sti agenti segreti, però. Hello? H5, sì? H3, no? H4, no, 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 no. Salve. H5, H1, H3. Bravo. Enter. Casino. Piripipi. Ok. Questo lo metto già giù. Posto? Posto. Te c'è la faccia da, Dimmi. Sì. Sì. Vai, vedi, vedi, ce l'aveva la faccia lui. Sei drogatissimo. H1, no, 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 lascia stare, lascia stare. H5, H1, H3. Scrivo ai clienti la mattina e questi mi rispondono la sera alle 10 dicendo ah, ok.
Salve. Bei baffi. H5. H1. H3. Erano finti i baffi. Un agente segreto alla fine. Dai, che ne manca uno. O piuttosto che niente. L'ultimo bagel e quindi l'ultimo cliente. Salve. Ma non ho ordinato niente io. È una bomba, è una bomba, adesso esplodiamo. Era quello che costava 100.000 questo. Per il mio cliente più leale, saprai quando usarlo. Cazzo, grazie. H4, no, no, lascia stare, lascia stare. H1, no, no, lascia stare. No. Ciao. H5. H1. H3. Olla. Thanks. Ok. E quindi anche abbiamo il biglietto. Quindi non ci rimane altro che aiutare l'ultimo che avevamo lasciato indietro. Mannaggia. Sono stato scrupoloso qui. Dovrei averlo. Un marziano ha bisogno ancora di aiuto. Devo ripagare per le carte, devo ripagare per la promozione, per fortuna su un solo quartiere, e gli devo dare da mangiare pure. Mannaggia. Si torna a casa, lui sembra con l'arsacchiotto. Noi costruiamo il Monte Fuji. E lui di sciare con l'orsacchiotto. Tenero.
Dagli di nuovo con le carte. Devi indovinare tre volte. Tre volte, mi raccomando, tre volte, eh? Hello. Più. Più H3. Sì, bravo. Poi. Onde. H4? Sì. Infine, cerchio. H2. Salve. Stella. H2. Vabbè. Salve. Quadrato. H2. Sì. Più. H3. Sì. Onde. E? H3. Scemo. Salve. Cerchio. H4. Com'è difficile trovare un esper. Quadrato. H2. Sì. Stella. H1. Sì. Cerchio. H5. Oh, è lui. Magna, magna. Magna tutto, che non c'è nessuno più. Tutto a posto, la sessione inizia. Va che mi tocca buttare una torta quasi piena. Porca pupazza. Sessione conclusa, aiutato sì, e ci siamo. Abbiamo aiutato tutti. Spin, spin. Zero marziani hanno ancora bisogno di aiuto. Colonia completata. E andiamo. Il biglietto ce l'abbiamo. Che ci è stato gentilmente donato dal nostro amico negoziante. Chiuso. Ciao Moreno. Moreno? Ciao Moreno. È venuta così, scusa. Ed eccoci qui nella nuova colonia. Benvenuto alla colonia terrestre.
24 colonialisti, coloni, hanno bisogno di aiuto, ovvero altre 4 sessioni. Vampire Recipe Swap, Big Seat Bunch, questo non ce l'abbiamo, e la ROM check dei... Va bene, cominciamo con i vampiri. E ci serve lo scanner, va bene. Promozioni. Qui e qui. Vita Go o Electro Blast. Semplice. Ok. Ah, adesso su coi piedi. Lui ha sempre l'orsetto, però. Io che sogno il teatro dell'opera di Sydney. E lui su una barca con l'orsacchiotto, giustamente. Riesco la cartuccia come al solito. Una colonia completamente diversa. Sempre X-ray. Anche lo spioncino è diverso. Salve. E questi sono umani. A 5. Però ha i denti normali, quindi nope. Questo è un robot. Quindi direi che non è un vampirlo. Salve. Eiaia. Salve. Entra. Bedentini. Pulire, 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 pulire. Ok. Allora, il cartello qua. Questo coso qui. Martello qua. E le uova, credo siano uova qua. Ah, questo. Hello. Questo è un marziano, quindi niente. Salve. Questo è normale, niente. Questo è un vampiro. Oh, vampiro pulito. Avete notato che anche i terrestri parlano quella lingua strana? Vuol dire che è l'alieno che la sente così. Loro non dicono veramente quei suoni lì. Oh, chi lo sa, è una lingua universale nuova. Mamma mia, i dentini. Si può speculare, si può speculare.
Questa mamma è simpatica, lo sai. Abbiamo una cartuccia e un biglietto per la Terra che costa 1.000.000. Compriamo la cartuccia. Ah, subito? Prego. Comincio a essere stanchino, però vorrei finirlo il gioco oggi. Che non ha senso tirarlo ancora avanti, dato che manca poco. Salve. La cartuccia che ci mancava, molto bene, molto bene. Se un robot non sei un vampiro. Prego. Ed ecco l'ultimo. Ah, è cominciata l'allergia. Mi vedrete grattare, lacrimare. Diventa uno schifo. Sternutire, sneareggiare. Il solito. Ok, meeting dei vampiri, fatto. Ecco qua, completo. Altri 18 che hanno bisogno di aiuto. Andiamo con i tizi con la tuta grossa. Sono le piramidi e lui che sogna di andare in bicicletta con l'orsacchiotto.
Ok, questo non ha bisogno di accessori speciali. Dobbiamo semplicemente far entrare quelli con la tuta molto molto grande. Hello? No. No. Ma sono tutti robot? No. Osti. Sì, questo è grande. Mazza. Sì, è molto grande. Ha voluto fare in modo che non avessimo dubbi che fosse grande. Ok. Osti, anche questa è grande, molto bene. Stai usando il playdate? Sì. Ciao Melons, com'è? No, tu no. Costa, ma secondo me vale. Deve piacerti. Devi esserne conscio dei limiti. No. Sì. Però è una console mica male. L'unico vero difetto è che non ha la retroilluminazione. Almeno per me. Limiti tecnici o di utilizzo? Entrambi. Perché se ti aspetti un Game Boy, no. Devi sapere che è in bianco e nero e quindi i giochi hanno questo tipo di grafica. Che poi non questo, perché questo è comunque l'eccellenza. Al momento non c'è gioco migliore. Questo ha la tuta grossa. Però non è umano. E io lo faccio entrare. Perché alla fine dice solo tuta grossa. Cibare le acibate. Sì, capisco Melons. Io ho la scusa di poterlo usare per le live, quindi mi sento un pochettino meno in colpa. Non che sia uno streamer professionista, però posso usarlo come scusa. Lo uso io, lo uso anche per le live, quindi lo faccio. Prego, entra, entra. Però vabbè, io sono anche appassionato di un certo tipo di cose. Alla fine è per lo stesso motivo che continuo a comprare giochi nuovi del Commodore 64. Mi piace vedere come con le conoscenze attuali riescono a oltrepassare i limiti fisici di una piattaforma che comunque ha i suoi limiti. E per il playdate può essere la stessa cosa.
sai che ha un certo tipo di grafica, un certo tipo di sonoro, connettività, comandi. Devi essere limitato ai due tasti più la manovella. Essere limitato a un certo tipo di processore e RAM. L'ho vista sul web, ma è piccolina. Sì, è piccolo. Ha uno schermo da 3 pollici, mi pare. Però lo schermo, se non lo vedi dal vivo, non puoi capire quanto è bello. Giuro. Ok, sessione completata. Sembra super definito, sì, soprattutto perché voi adesso dallo schermo lo vedete molto più ingrandito rispetto a quanto si vede qui. Per cui i pixel che vedete definiti e squadrati, qui si, come dire, creano più sfumature. Grazie per il green, Morenix. Altre due sessioni. Sapete cosa? Facciamo prima i robot. Ti è. Wayo Pult. Ok. Per fortuna i robot sono tutti nel loro apartheid. E hanno il loro cibo. Il Buddha thailandese, credo. È loro che fanno Netflix and chill, certo. È primavera, un po' di verde e un po' di antistaminici a tutti, grazie. Mi servirebbero. Scemo. Scemo. Heavy bot ROM check. Quindi solo i robot più pesanti. S1? Cos'è S1? No parking. Oh. Grazie mille per l'abbonamento, Dermelons. No, non eri tu. Tu non sei neanche un robot, quindi guarda. Ciao. Tu sei pesante, prego. Con sta cosa di Twitch ora gli alert dei follow e degli abbonamenti escono doppi. Ah sì? Ah, ok. Allora posso togliere.
Che casino è questo? Allora, mettiamo questo qua. Va che non hanno lasciato le briciole e gli schifi, ma hanno lasciato le viti e i bulloni, è carino. Allora, no, questo così. Questo qua. Questo qui. Credo. Così. E così? Sì, ok. Salve. Peso, vai. Ma quindi anche il follow esce al centro? Ok. Pensavo fossero solo per i riscatti, invece. Buona sapersi. Bene. Entra pure. Mannaggia a te, mannaggia. Porca miseria! È tutto invertito. Scusi, sì, aspetti, aspetti un secondo. Aspetti, arrivo. Arrivo. Ecco. Eccomi. L'antenna. Prego, entra. Grazie. Allora, non rifacciamo lo stesso errore. Che è l'ultimo. Nope. Il negoziante non è più venuto, però. Vai.
Ok. Crisma ci sta dando dentro con i riscatti stasera. Ok, ci mancano solo questi. Marziani incognito. Ci servono gli occhiali a raggi X. Qui, qui e qui. Ok. Vediamo cosa sogniamo. Oh, la sfinge. Bello di giocare a carte col tempo. Bottino in pratica è Mr. Bean, è vero. Marziani in incognito. L'occhialino era giusto. Quelli che vendevano nelle riviste degli anni 80. Come ci stai lì dentro? Nedgar Abito, esatto, esatto. Bravo Morinx. Molto appropriato. No, tu sei un robot, quindi cazzi. Posti, ok. Tra vampiri e mazziani incognito, qua. Per chiedere, ma quando esce il nuovo di Lucas Pope? Ed è questo, sì. Mi sta piacendo un sacco, divertentissimo. È uscito, quando è stato? Martedì scorso, credo. Ciao! Entra. Ma
Swippa, 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 swippa. No? Mamma mia. Fattina dormita, ragazzo, che hai bisogno. Niente, no? Tu sei un marziano e basta, non sei un incognito. Vai via. Ma guarda, ti aspettavo. Con ansia ti aspettavo. E il nostro buon venditore ci ha mandato anche il biglietto per la terra. Non posso unirmi a te questa volta. Viaggia, viaggia sicuro. Grazie, caro. Ah, Melons. Praticamente questo è il finale. Per cui se vuoi evitare di spoilerartelo, per quanto ci sia da spoilerarsi per un gioco del genere, ti direi di chiudere la live qui. Non è niente di che, però ecco. Io avviso. Sì, ormai Pop è una personalità tra gli sviluppatori. Un po' come concerne Dave, se vogliamo. Che è quello di Stardew Valley. Per non scomodare i nomi più in alto. Questi sono terrificanti. Zero coloni, hanno ancora bisogno di aiuto. Colonia completata. Let's go. Biglietto per la terra.
quanto contento. Miliardi 973 milioni 950 749 terrestri hanno bisogno di aiuto. Fine. Grazie Pop. Aiutati 102. Sfamati 101, maledetto. Guadagnati 116 e nel dizionario ci sono 42 su 72 entrate. Cioè ci siamo persi 30 frasi degli alieni. Design Art Sound Music Code Lucas Pop. Grazie. Per i nostri figli. E qui lo dice chiaramente, è un gioco per bambini. Keiko, Koda, Funa. E questo era Mars After Me. Un gioco molto semplice, un passatempo se vogliamo, alla fine credo che sia pensato per fare una sessione, fai una sessione, aiuti i tuoi sei alieni, chiudi e poi vai avanti in un altro giorno. Solo che noi siamo assetati di questo gioco, tipo di gioco, quindi... Quanto ci ho messo? 3 ore a finirlo? Poco di più forse. Andando anche con calma, rifacendo uno scenario, più o meno 3 ore, dai. A pensarci, ha lavorato 4 anni per un gioco che abbiamo finito in 3 ore. Ok, non ha lavorato 4 anni solo a questo, l'ha fatto nei ritagli di tempo. Però insomma, molto bello, un po' più di 3 ore, sì, più o meno. Comunque sono le 11 in questo momento, quindi io vi ringrazio per essere passati, spero che vi sia piaciuto, a me è piaciuto un sacco, anche se, come ho detto la volta scorsa, avrei sperato in un qualcosa di più, nel senso di non come lunghezza ma come profondità. Con Paper Please o Bradin ci ha abituato a una certa narrazione con dietrologie, cose nascoste o cose del genere. E qui sì, c'è del non detto, però è molto molto leggero come narrazione. Avrei preferito un qualcosa di più. Però comunque è un gioco molto divertente. E tra questo e Legend of Etad sono le due punti di diamante del playdate. Ce ne sono un sacco senza. Yay! Sono un bel po' qua. O magari
ci siamo persi delle cose veramente che ci sono, perché alla fine 20 entrate di 20 scritte, 20 frasi degli alieni sono tante. In quale occasione avrebbero dovuto dirle? Magari se non li fai mangiare, se gli dai il mangiare sbagliato, se fai entrare gente che non c'entra, può essere. Però sono 20. Aspetta una guida magari. Forse nei discorsi per strada, quello sicuramente. Ci sarà qualcosa che mi è sfuggito. Va bene. Grazie mille per essere passati di nuovo, ragazzi. Noi ci vediamo domani verso le 2 con quel gioco. Quel gioco. Ok? A domani, ragazzi. Buonanotte.